Si interrompe contro il notaresco al Bianchelli la serie di vittorie della Vigor Senigallia che nell'incontro con gli abruzzesi non riesce a schiodare lo 0-0 iniziale. Termina dunque con un altro pareggio il confronto tra le due formazioni, il 4-4 nelle ultime due stagioni, e se nell'andata la sfida era terminata con un pirotecnico 4-4, stavolta ne esce un pari a reti bianche che non rende merito ad una gara piacevole ben giocata da entrambe le formazioni. Nella Vigor Senigallia, alla lunga lista di assenti per infortuni a cui si sono aggiunti in settimana Baldini e Campiazzani, oltre a Chiriota squalificato, costringe il tecnico rossoblu Clementi a scelte praticamente obbligate, con l'esordio del neoacquisto Romizzi in cabina di regia e in avanti la coppia Broso-Vrioni con Zammarchi largo a destra. Dall'altra parte anche Bruno ha i suoi problemi con l'assenza di Di Bartolo e Scipioni e Bonfiglio che si accomoda in panchina, direzione di gara affidata a Piccolo di Pordenone. Propositive sin dal calcio inizio, le due squadre trovano subito il modo di creare occasioni, a rendersi pericolosa. Per prima è la squadra ospita al quarto, con Marrancone che, ben imbeccato in area di rigore, prova ad incrociare col destro, Roberto respinge sicuro. La Vigor invece si fa vedere all'ottavo con Broso che, servito in area da Vrioni, prova il diagonale. Curtuosi ribatte, Zammarchi raccoglie, ma il suo tiro finisce lontano alla porta abruzzese. Un minuto dopo sono di nuovo gli ospiti a provarci, con il destro al limite di Saccomanni dopo una ribattuta della difesa di casa. Roberto neutralizza in due tempi. Non c'è un attimo di sosta nel ritmo altissimo del primo quarto d'ora, con la Vigor che torna a affacciarsi alle parti di Curtuosi all'undicesimo, ma il portiere ospite è attento sul rasoterra dell'attaccante di casa. Dopo l'avvincente avvio le emozioni si fanno più rare, anche se l'intensità non accenna a diminuire, e per annotare una nuova occasione bisogna arrivare alla mezz'ora, quando Belloni controlla e prova l'acrobazia a centro area. La palla sfila al lato di pochissimo. La Vigor riesce ad ottenere un certo predominio in mediana, ma l'unica emozione prima dell'intervallo arriva nel primo minuto di recupero con Vrioni che da fuori manda alto non di molto, poi si va a riposo. Al rientro in campo agli spogliatoi tecnici confermano le formazioni iniziali, il ritmo resta sempre alto e dopo alcuni capovolgimenti di fronte il punteggio si potrebbe sbloccare al dodicesimo, quando sugli sviluppi di un tiro alla bandierina Casella raccoglie e calcia verso la porta, Formiconi corregge alle spalle di Roberto ma Piccolo annulla su segnalazione dell'assistente per fuorigioco. Combattuta e intensa la partita però regala poche emozioni, con la Vigor che a metà tempo sfiora il vantaggio con la bella girata di Beu a centro area, ma la conclusione dà solo l'impressione del gol. I due allenatori cercano con i cambi di indirizzare la partita a proprio favore e le ultime emozioni si concentrano nelle battute finali. Prima il notaresco a provarci con la forte conclusione di Pierantoni al 40esimo che scalda i guanti all'attento Roberto. A due minuti al 90esimo Ballello cerca l'angolo lontano dopo un buon controllo in area, ma la mira è imprecisa. L'ultimo brivido lo regala in pieno recupero la formazione di casa con Romizzi che su punizione centra la parte alta della traversa. Poi arriva il triplice fischio di Piccolo per un pareggio giusto che alla fine accontenta tutti. Iniziamo da un dato statistico, 4 partite con il notaresco, 4 pareggi. Evidentemente siamo due squadre che si equivalgono, perché in entrambe credo, adesso al di là della casualità dei risultati, però credo che siamo due squadre che si equivalgono nel modo di giocare. Entrambe hanno un'applicazione per cercare di far gol con il gioco, cercare di costruire per andare a far gol, e ovviamente magari spesso sono due squadre che si comunque confrontano a volte con i propri limiti. E credo che siamo due squadre che cerchiamo di imporre la nostra voce più forte di quella dell'avversario. Il fatto che all'andata finì 4-4, per esempio, come ho detto prima, è stato un grande merito degli attaccanti, forse grande merito dei difensori. Oggi la situazione può darsi che si è ribaltata, con le difese sicuramente più in palla rispetto agli attacchi. Una lista di assenti lunghissima per la Vigor Senigallia, quest'oggi un attacco inedito, come giudica la prestazione della squadra nel complesso? Ma guarda, io sono estremamente soddisfatto sia della prova dei ragazzi che del risultato, perché poteva essere una partita molto rischiosa, perché ci siamo arrivati sì con tante defezioni, però mi aspettavo una prova d'orgoglio e ci voleva una concentrazione altissima, perché contro avevamo una squadra che è capace di metterti in mezzo con le combinazioni, col modo di giocare sicuramente molto collaudato, e questo non è, insomma, siamo stati bravi ad evitarlo, siamo stati bravi a reggere e a non subire più di tanto, e abbiamo cercato di fare la nostra partita. Sì, abbiamo fatto una buona gara, è stata una partita tosta, intensa.
con entrambe le squadre che si sono affrontate a viso aperto. Secondo me è uscito un 0-0, ma non, la gente non si è annoiata perché ha visto intensità e idee in campo. Noi abbiamo fatto secondo me una buona gara, ci teniamo questo punto perché venire a giocare qui non è mai semplice e noi l'abbiamo fatto con personalità.